finalmente. Ce l'ho fatta. Sono arrivato. Nuova città. Nuova vita. Addio monotonia. Addio vecchia vita. Chissà che accadrà. Non lo so. Ma sono certo che sono pronto. Sono pronto al cambiamento. Sono pronto a diventare un uomo. E lo farò con orgoglio e umiltà. Benvenuti. Nell'ultimo episodio eravamo rimasti al tequila, io e Kevin, e qui torniamo. Quella sera ci siamo un po' divertiti, abbiamo bevuto qualcosa e poi ci siamo messi anche un po' a ballare, perché no? Proporre Sensio, tequila, poi abbiamo il classico rum o il whisky, poi abbiamo rum, whisky cola, whisky. Grazie mille, arrivederci. Chi whisky? Arrivederci, hasta luego. A tra poco, Arrivederci. Ma chi è che parla? Mangiare vuole qualcosa? Ah, sì, cosa c'è come da mangiare? Un po' di grotta, lei. La famosa frase di Caressa quando abbiamo fatto il ribaltone alla televisione. Trollare un po'. Vabbè, abbiamo stuzzichini come pistacchi, noci, arachidi, oppure abbiamo il kebab, abbiamo i panini. Ok. Uno o più? Sì, però ne ho. Hola, salve. L'un'occhiata. Quali tutti questi poliziotti? Un ordine. Salve. Sì. Per fare il rifornimento per la centrale. Chi c'è, come si chiama la console? Mi faccio la fattura. Open bar ancora valido, okay. Un signore di prima. Hola, salve. Là. Hola. Signorina, buonasera. Salve, prego, ditemi. Ho saputo dell'open bar? Sì, sì. Cosa mi può dare? Buonasera. Analcolico o alcolico? Analcolico. Analcolico. Sì, sì. Analcolico abbiamo acqua, Red Bull, Coca-Cola, Fanta, limonata. Mi dà quanto me ne può, cioè quanto è compreso nel cosa? 4 e 4. Media 4 e 4. Allora facciamo 4 limonate? Brava, sì, buona limonata è fresca. Di seta pure. E poi da mangiare abbiamo, allora, stuzzichini come arachidi, noci, pistacchi, queste cose qui. Oppure abbiamo i kebab, oppure i panini prosciutto salame. Mi può dare due kebab e due panini? Signorina? Sì, dicevo prosciutto o salame? Ah, non lo so, del prosciutto. Ok, quindi due al prosciutto e kebab. Grazie. Ok. Sto così. Open bar, giusto? Sì. Sì. No. La ringrazio. Aspetta un secondo. Gentilissimo.
Ecco qui. Grazie mille, grazie. Com'è il suo nome, signorina? Carmen. Carmen, io mi chiamo Anthony, molto piacere. Piacere, piacere. E benvenuto al tequila. Grazie mille. Carmen, è ancora aperto l'open bar? Cioè, ancora sì, ci sì. Sta? Okay. Vado, sì, ci sta l'open bar. Vado un po' su a berle. Sì, va benissimo, si accomodi. Buonasera. Non fa niente. Facci... serata siamo andati a dormire. Il giorno dopo ci siamo rivisti con i ragazzi, con tutti, al casinò. Qui è successo qualcosa di veramente interessante. Ci chiamò da parte Rino. Ci parlò di una cosa che... In codice. A Samuel lo hanno contattato delle persone. Di preciso non so chi sono. Hanno detto che se andiamo, diciamo... a raccogliere dei prodotti senza dire cosa, glieli portiamo entro una settimana, ci tornano, cioè ci pagano, e tutto in soldi puliti. Sto parlando di già accettato. Bravo, non parlo di 10k, di 20k, stiamo parlando di 300k, 400, 500. Questi sono. Aspetta. Amore mio. Domani mattina ci sei tu? Sì, ci dobbiamo essere, ci siamo. Dico, tu ci sei perché io ci sono. Alle 10, 10 precisa. Sì, 10. 10, ti ho detto io. La mattina ti ho detto, non ti ho detto no. Pomeriggio, pomeriggio sono le 15. 11. Ma va fanculo. Ti conoscono, vedo, eh? Ti conoscono bene allora? A chi, a me? No, dopo Gigi. Ma... quindi, di che si parla? Stavo... che si chiacchiera? Però Kevin, mi devi promettere una cosa. Devi portare rispetto, ti comporterai sempre bene, non fare la testa di cazzo. Beh, con loro sì, assolutamente. No, con loro e con gli altri. Vabbè, con loro, cioè con loro... anche con gli avversari, devi fare l'umile, dobbiamo fare tipo che noi non sappiamo no, niente. No, no, l'unico siete voi, i miei compagni, basta. Dammi una stretta di mano. Sì, fermo. Mi raccomando. No, prometti? Prometto, Promettimi che tu domani mattina ci sei, però. Perché domani possiamo già iniziare benissimo a me. C'è un'altra cosa, abbiamo un tempo per dare questi 2000. Ho capito, se 2000 si possono fare benissimamente anche in un giorno. Abbiamo... questi 2000 sono... ma ci sono molti. Sì, sta arrivando, il mio fratello è andato a fare il full kit. Io c'ho 30.000 fish. Io ho sbancato 280. Di nuovo? Sì. Ma si come un pezzo di merda, vai, io mi gioco 70 fish. 30.000 fish. Ce li giochiamo? Ma c'è. Giochiamo? Appena apri, ok. Ok. Tu giochi? Io ci sarei perché domani mattina dobbiamo fare un bel po' di cose. Non rompo io domani mattina. Io credo che rompo di tuo fratello, potresti usare. Sembra se ci sarà. Possiamo fare ben più di 200. Ad esempio, quanto occupa un proprio un grammo di quella roba? Di oppio. Non è oppio, è eroina. Eroina, vabbè.
Diventa OP, OP per eroina. Col nudo. Del mio amore mio. Sei col nudo. Ah bello, ciao, come va? A posto. Ciao bello. Ma Madonna, non ti capivo che eri tu. Hai tutta la faccia nera. Come nera? Ma hai gbiato, quattro cazzotte, vale? No, è sto cazzo di barbiere di merda che c'ho, mi sa fa la barba, sto bastardo. Ma che cazzo è, Wolverine? Mo l'ho visto. Sì, mi ha messo una crema, però sta crema è brutta. Oh, stai bella, Rino, stai bella. Siccome io lavoro in un locale. Sì, bella, Rino. Che lavorano tutti i negretti, allora ho detto ti faccio un po', mi ha detto ti faccio l'effetto negretto. Vabbè, cioè. Ma comunque, si può dire questo effetto? Sì, sì, si può dire. Perché non è una cosa offensiva e si fa come tipo colore scuro, abbronzato, una abbronzatina. Di colore. Di colore, scusa, colore, ma non mi dissocio. Mi dissocio, è vero, si dice di colore. Ma perché lì dove lavoro io lavoro in tutte pure gente di colore, che vuol dire? Anzi. E niente. E da Rino vai. Ragazzi, scusate un attimo. Chi è questo con la macchina tua? Sono morito freddo, mi sono perso la maglietta. Ma come hai speso la maglietta? C'avevo un dolce vita, qualcosa, vedi? Un pochino, una giacchetta elegante, una camicia, vedi? Tu ridi con me. Cosa, ma tu conosci Stefano? Sì, sì. Benissimo. Sì, sì, sì. Che persona? Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Tu dici che si può dire? Che cosa si può dire? Quella cosa Firo... lui? Sì. Sì, sì, sì. Ma io non ho capito, ma lui come si trova in mezzo a noi? È un mio amico, diciamo. L'hai portato tu? Esatto. Ah, ok. Okay. Se fa qualcosa di sbagliato, gli sparo in testa io. Chiamate col cartello, ok? Ok. Il cartello dice che vuole entro una settimana 2000 di quello che avevamo già predetto. Vi daranno attrezzatura. Non mi convinco. In pratica, ok, sabato prossimo. Sì. Sabato prossimo. Attrezzatura non ce l'avete? Non tanta. Sarebbe meglio se ce la fornissero, insomma. No, meglio che ci danno l'attrezzatura. Ok. Allora dice attrezzatura no, ma vi daranno protezione loro. Mentre voi state all'interno. Perfetto. Ok, quando voi siete nei campi comunicatelo che loro andranno da voi anche ai campi. Capito? Ok. Ok, voi, signor cartello. Ok, sabato prossimo 2000 di eroina, poi c'è stata solito. Ok, un rumpo non vuole oltre due persone che glielo consegnano. Ok. 80 al pezzo. Possiamo fare tre persone possiamo fare. E dice possono fare tre persone che vengono all'incontro. Che uno viene con la moto e se ne va. Ok, dice il signor cartello dice che verrà uno solo dei suoi. Se ci succede qualcosa vi vengo a cercare tutti. No, non lo sappiamo, no, cosa c'è. Ok, dico di stare tranquillo. Gli diamo pure nomi se vuoi. Va benissimo. Va benissimo. Sabato prossimo dico. Okay. Ok, dice una cosa rapida, sabato pronti perché sennò finisce tutto. Quando sabato? Va bene. Non vi farà niente, dice che... Sì, va bene. Sabato quando? Ci guadagneremo il rispetto. Dice sabato quando? Questo sabato o il prossimo? Il prossimo, dice. Questo che deve venire. Okay. Sì. Va bene. Sì, hanno capito. Quindi è sabato 12. Sabato 12 dicono, a posto. Ma si può fare se ce la facciamo prima? Ma se ci inveniamo ce la facciamo anche così. Il tempo stringeva, ci mettiamo subito a lavorare, già da quella sera. Subito. Avanti, indietro. Caricammo un camion, un furgone intero in una sola sera. E poi andammo a consegnarli. Mi sembra che non c'è Rino, ma lo chiamo un attimo.
cuore in quattro ricordano il nome. Un fra che scende e sale in sella che mi urla non vai. Siamo le strade di Stasichi più grande di noi. Vabbè. Il signor Cartiella. Mi hanno detto che avevate portato qualcosa, volevo assicurarmi che andava tutto bene. Un altro lavoro. No, tutto bene. Tutto questo solo in due? Sì. Hai capito? Che persona c'è? Ma ditemi una cosa, quanti siete ragazzi? Siamo in sei. Voi due scaricate. Aiutateli. Sei, ho saputo che i primi 2000 e li chiedo pure a te, li volevate gratis, sì, sì. Giusto? Non ho capito, vicino al mio destro, ripeto. Avevate detto che i primi 2000 erano gratis, giusto? Sì. Okay. Facciamo una cosa. Per questo di pagarvi con una conoscenza. Posso dire che prima per fare affari con noi e questo ragazzo qua alla mia destra potrà fare fare soldi. Un motivo solo. Scusate raga, ve lo giuro, ho visto un cervo che affogava. Sì, eccolo. Impossibile. Ah raga, ma che cazzo. Sì, lascia stare, il signore del cartello si concentra. Sì, capito, non c'entra. Era difficile. Posto di darvi dei soldi, dico, da ora in poi conviene venderlo per il fatto che io posso pulirvi dei soldi. Voi me li portate, io li pulisco. Dopo parleremo delle percentuali. Vabbè. Va bene per tutti e due? Sì, va bene. Perfetto. Ora facciamo così. Il nostro contatto sarà Sam. Inutile dirvi, succede qualcosa a lui, vi vengo a cercare a voi. Che penso che già lo sappiate. Sì, certo. Giusto? Puoi essere tranquillo di questo? Sì, 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 ovvio. Però comunque, diciamo che una persona che sa non può dire di non sapere, ok? Quindi, ora sanno. Ovviamente non lo dico perché mi fido di voi. Oddio, aspetta. Ovviamente non mi fido di voi. Perché comunque è il primo lavoro che fate. Mi sembrate dei tipi a posto, sembrate delle persone che amano lavorare. Sai, signor Cartiello, le dico una cosa. Loro non sapevano che dovevamo già cominciare. Ieri, per come ieri sera, verso le 4 di mattina, per come gli ho detto, vedete che già dovete cominciare a lavorare? Lui mi ha detto, ah, è da ora che dobbiamo cominciare? Oggi, come lei vede, gli hanno fatto avere tutto già subito. Sì, 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 ma infatti io, ragazzi, sono contento di questo. Io, ovviamente, apprezzo quando la gente lavora e apprezzo soprattutto quando le persone sono di parola. Anzi, vi è stato detto sabato prossimo, se non sbaglio, invece vi siete presentati. Io di questo posso esserne solo che contento. Nel fatto che, comunque, come ho detto prima, io avverto perché così succede qualcosa. Magari qualcuno di voi ne sarà il protagonista, non potrà dire no, non lo sapevo. Su questo penso che siete tutti d'accordo, giusto? Sì, sì. Perfetto. Perfetto ragazzi, allora vi ringrazio. Raga, non li fate andare via con quel catorcio lì, dategli la macchina. No, diamo la shafter, gli dategli la macchina. Perché ho preso la macchina io. Bravissimo. È finito tutto nel camion? Sì, 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 hanno svuotato tutto. Perfetto. Ragazzi, come vedete, i ragazzi sono senza armi adesso alla mano. Che, come ho detto, preferisco parlare. Sono una persona che ama parlare. Se ci sarà qualche problema, preferisco che lo dite a Sam. Ci presentiamo. Comunque possiamo parlare. Risolvere il problema in modo tranquillo e pacifico. Le pistole sono sempre la seconda cosa. Prima esistono le parole, giusto? Certo. Perfetto. Un'altra cosa. Samu. Dimmi. Tu mi hai mandato un'email parlandomi di Kevin. Ok? Sì. Qualsiasi cosa. Adesso hai qua davanti il signor Cartello.
puoi parlare con lui. Che è successo? Che succede? Kevin, quello lì, giusto? Il tuo Kevin. Però niente, non rispetta tutti, non rispetta il gruppo, neanche il suo capo. Questa è una cosa brutta. Perché un'organizzazione si deve... Un'organizzazione, ricordatevi sempre, deve essere formata con gruppi di persone, sì. Ogni gruppo di persone ha la sua, diciamo, come si dice, il suo lavoro da svolgere. Diciamo che l'organizzazione può essere considerata anche corpo umano, formato da una testa, due braccia, un corpo e due gambe. Insomma, diciamo che deve essere un meccanismo perfetto. Se una di queste non rispetta, va da sola, e andando da sola potrebbe creare casini. Sì? Alle altre parti del corpo, giusto? Giusto. Perfetto. Allora che si fa? Una persona rispetta, non aiuta, è un parla, fa solo casini. Inizio, ci si può provare a parlare. Gli si dice come stanno le cose. Non capisce. Allora lì, in quel momento lì, è ora di tirare fuori i coglioni. Sparargli. Che ricordatevi, l'amicizia qua è un altro. Vai io. Sono d'accordo con lei. Poi dopo persone al posto di essere amiche se ne vanno. Non avete perso un amico, non avete perso nessuno. Avete perso solo qualcuno che vi stava in mezzo alle gambe. Tutto questo, ragazzi, il camion è vuoto. Siete persone che mi sembrate molto brave, molto rispettose. Io sono contento. Posso dire che l'affiliazione è fermata. Ora in poi lavorerete per noi. Raccomando, se ci sono questi problemi, risolveteli il prima possibile, perché poi dopo non si torna più indietro. Va bene. Quello che ti ho detto a te, Samu. Perfetto, ragazzi. Ora, buona serata, divertitevi, mi raccomando, fate i bravi. Grazie. E mi raccomando, fate cose legali, in cui non potrete mai dichiarare i vostri soldi. Certo. Quindi, il basso profilo, farsi prendere per il culo, no, mi raccomando. Certo. Bene. Va benissimo. Ragazzi. Grazie. Serata. Spegnete i fari. Poi bravo. Arrivederci. Arrivederci. Insomma, l'abbiamo fatto. Ora si inizia a lavorare sul serio. Direi proprio di sì. E qui ci fermiamo. Perché, cari miei, dovete ricordare sempre che nella vita tutto può succedere. Sembrava andare tutto benissimo, come avete visto. Le cose cominciavano ad andare su. Conoscemmo gente grossa. E purtroppo però quella gente grossa la conosceva anche la polizia. Eh già. Il giorno dopo la SWAT entrò in casa del capo di questa banda e arrestò tutti. Fui avvisato subito di scappare, di andare via, che altrimenti avrebbe preso anche me. E così, da quel momento, lasciai la città e mi trasferii. Sappiate che Anthony De Vito sta tornando, più forte di prima.